In questo video ti spiego che cosa sono le convenzioni contro le doppie imposizioni e perché sono così tanto importanti quando trasferisci la tua residenza all'estero. Innanzitutto partiamo di nuovo, riprendiamo quello che è il concetto di residenza. Allora, la residenza perché è tanto importante ai fini della tassazione? Perché tutte o quasi tutte le giurisdizioni tassano ciascuna persona sulla base della residenza fiscale, cioè a seconda di dove sei ritenuto residente devi versare, devi smenarci le imposte, ok? Quindi ed è il principio generalmente utilizzato dalla stragrande maggioranza delle giurisdizioni. Contemporaneamente gli stati però che fanno? Oltre ad applicare il principio della residenza, cioè ti tasso dove risiedi, tassano anche sulla base di un altro principio, il principio cosiddetto della territorialità. Di solito questo principio si applica ai soggetti non residenti, cioè facciamo l'esempio dell'Italia, così dovrebbe apparirti immediatamente di semplice comprensione questo concetto. Facciamo l'Italia. Allora, l'Italia, tu sei residente in Italia, paghi le tasse in Italia perché sei nato in Italia e vivi in Italia. Perfetto. Un soggetto non residente, come per esempio potrei essere io, potrei avere delle case da cui traggo dei redditi in Italia perché le ho messe a reddito, le ho affittate a terze persone, eccetera, eccetera. Quella tipologia di reddito è tassata, cioè il reddito derivante dall'immobile è tassata secondo un principio cosiddetto di territorialità che si applica in questo caso ai non residenti, cioè a me che non vivo in Italia e non sono più residente in Italia da anni. Quindi, come vedi, l'Italia tassa i residenti sulla base del principio worldwide, cioè qualsiasi cosa guadagni nel mondo io te la tasso, e poi tassa i non residenti sulla base di un principio di territorialità, quello che produce all'interno del territorio dello Stato a determinate condizioni viene tassato. Questi due principi incrociandosi tra i differenti stati possono provocare una doppia imposizione. Te lo faccio capire attraverso un altro esempio. Prendiamo per esempio uno spagnolo che effettua delle attività di consulenza in Italia. Lo spagnolo che fa? Per esempio, un avvocato spagnolo che si reca 4 mesi all'anno in Italia, a Milano, perché ha un cliente italiano e è richiesto presso la sede per le sue attività di consulenza. Che cosa fa lo spagnolo? L'avvocato spagnolo di base tassa tutti i suoi redditi, anche quelli che guadagna in Italia, in Spagna, perché anche la Spagna, come ti ho anticipato, è tra i paesi che applicano il principio cosiddetto della worldwide taxation. Sui redditi che produce in Italia, però, quei 4 mesi che lui rimane in Italia, dove magari si affitta anche una stanza, un ufficio per 4 mesi all'anno per poter esercitare quella consulenza, l'Italia lo tassa. Quindi, come vedi, su quel reddito, mettiamo che ha guadagnato 100 in Italia, verrà tassato sia dalla Spagna, secondo l'aliquota spagnola, e sia dall'Italia, secondo l'aliquota italiana. Questo fenomeno è un classicissimo fenomeno comunissimo, tra l'altro, di doppia imposizione. Ora, per risolvere tutti questi casi, oggi e col passare del tempo, evidentemente sempre più frequenti, considerata la globalizzazione, la digitalizzazione spinta dei mercati, esistono delle convenzioni, anche queste in continua evoluzione, in continuo aggiornamento. Quindi la funzione delle convenzioni contro le doppie imposizioni è proprio quella di mitigare, di evitare l'effetto della doppia tassazione. In che modo viene mitigato l'effetto della doppia tassazione? Attraverso o un credito, ci sono due sono le tipologie di interventi che una convenzione contro le doppie imposizioni può prevedere, o un credito d'imposta, quindi banalmente le imposte che ho assolto. Nel nostro caso l'avvocato spagnolo, le imposte che l'Italia ha trattenuto sull'erogazione dei suoi redditi, le prende e se le porta in detrazione dalle imposte che paga in Spagna e in qualche modo recupera quindi l'imposta che ha versato in Italia, oppure attraverso il metodo dell'esenzione, che è prevista soltanto in alcuni trattati contro le doppie imposizioni. Secondo il metodo dell'esenzione, addirittura il metodo che il reddito, nel nostro caso, prodotto dall'avvocato spagnolo in Italia, potrebbe essere esentato da tassazione in Italia. Chiaramente, però, può essere esentato se e solo se è applicabile la convenzione contro le doppie imposizioni, che non in tutti i casi è applicabile. Quindi, questo è per farti capire che cos'è la doppia tassazione e a che cosa servono le convenzioni. Nel nostro caso, cioè nel tuo caso specifico che stai cercando di trasferire la residenza, le convenzioni diventano ancora più importanti perché vanno a risolvere tutte eventuali problematiche cosiddette di doppia residenza fiscale. Quindi non risolvono soltanto problemi di doppia tassazione, ma risolvono anche i problemi di doppia residenza fiscale, cosiddetta dual residence. Potrebbe darsi il caso, per esempio, che all'interno dello stesso periodo di imposta, prendiamo per esempio il 2018, tu ti trasferisci in un altro paese e a norma delle rispettive legislazioni domestiche del paese di
destinazione e del paese da cui provieni, quindi per esempio l'Italia, tu sei fiscalmente, risulti fiscalmente residente nei due paesi. Ti faccio un esempio per farti capire meglio. Sei considerato fiscalmente in Italia se rimani in Italia, se hai il domicilio in Italia, facciamo il caso più semplice, per più di 183 giorni in un anno. Ok, quindi tu mettiamo in considerazione che ti trasferisci a luglio e te ne vai in un paese in cui non è necessario permanere per 183 giorni, ma è necessaria soltanto, per esempio, la volontà di dimorarvi, e ce ne sono tanti. Quindi il paese A, cioè l'Italia, ti considera residente perché sei stato residente in Italia per più di 183 giorni all'interno del periodo d'imposta che va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il paese B, che invece sulla base della normativa domestica ti considera residente perché hai manifestato la volontà di dimorarvi, quindi semplicemente sei arrivato lì a luglio, hai preso una casa in affitto, hai stipulato un contratto di fitto di 4 anni, ti sei trasferito con la famiglia, eccetera eccetera, hai spostato il tuo centro degli interessi vitali, per utilizzare la terminologia corretta. Quindi sei residente sia per il paese A sia per il paese B per l'intero periodo d'imposta 2018. Che cosa succede? Entra in gioco la convenzione contro le doppie imposizioni e si risolve questo problema, cioè l'articolo 4 in particolare della convenzione, di qualsiasi convenzione, quindi tutte le convenzioni stipulate ad oggi con l'Italia prevedono il medesimo funzionamento di questo articolo 4, che si divide in tre paragrafi. A te interessano il paragrafo numero 1 e il paragrafo numero 2. Il paragrafo numero 1 ti dice semplicemente che puoi applicare la semplicemente chiaramente un parolone, però ti dice che puoi applicare la convenzione contro la doppia imposizione se ai sensi delle rispettive normative domestiche risulti fiscalmente residente nei due paesi. Ed è esattamente il caso, l'esempio che stiamo facendo, ok? Il paese A ti considera fiscalmente residente perché sei rimasto in quel paese per più di 183 giorni, il paese B ti considera fiscalmente residente perché hai manifestato la volontà di voler rimanere in quel paese, ok? A questo punto ti vai a prendere la tua bella convenzione, l'articolo 4.1 è standard, ti dice questa cosa che ti ho appena detto, cioè che sulla base delle normative domestiche sei considerato fiscalmente residente nei due paesi e quindi puoi applicare la convenzione, e questa è la condizione per poterla applicare. A questo punto però non abbiamo ancora risolto il nostro problema, cioè siamo ancora fiscalmente residenti sia nel paese A sia nel paese B all'interno del medesimo periodo d'imposta. Qual è l'effetto che potrebbe derivare chiaramente da questa discrasia? La doppia tassazione, cioè il paese A ti tassa su tutti i redditi prodotti nel 2018 e il paese B ti tassa su tutti i redditi prodotti nel 2018. Noi questa cosa non la vogliamo, a parte perché è evitata per risparmiare, ma comunque la legge ci impone di evitare questa fattispecie, ed è per questo motivo che è importante, quando ci si trasferisce in un paese, verificare da prima con un consulente se esiste ed è aggiornata una convenzione contro le doppie imposizioni. Non tutti i paesi ce l'hanno, devo dire che da questo punto di vista però l'Italia si è portata avanti, ha stipulato queste convenzioni pressoché con la totalità delle altre giurisdizioni. Difficilmente troverai un paese che non ne ha una, ok? Però verifica sempre se il paese dove stai andando ce l'ha o non ce l'ha, perché dobbiamo essere sicuri al 100% che in caso di contestazione di dual residence possiamo risolvere questo problema.